l'Iran mostra i muscoli alla comunità internazionale. La televisione della Repubblica Islamica manda in onda immagini di esercitazioni militari alla vigilia dell'ispezione dei tecnici dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e nelle stesse ore il regime decide di sospendere la vendita di petrolio alle compagnie francesi e britanniche. La mossa iraniana non pare destinata ad avere un grande impatto sui bisogni energetici di Londra e Parigi, poiché la prima non importa più petrolio iraniano e la seconda compra da Teheran solo il 3% dell'oro nero che importa. La strategia della tensione inaugurata dal regime tocca anche la questione siriana. Le due navi da guerra iraniane entrate nel Mediterraneo con l'intento di mostrare la potenza della Repubblica Islamica contro Israele e a sostegno del presidente siriano Bashar al-Assad hanno attraccato nel porto di Tartus. Israele avverte: la decisione se colpire o meno l'Iran sarà presa in totale autonomia.